altro, signore. Che vuol dire? Allude a me? No, signora. Il signor Undershaft ha ancora in tasca i fiammiferi dell'altro signore. Mi scusi. Bene, Carlo, Sara, lasciamo questi giovani soli, eh? Andiamo. Dolly, amico mio, pensaci. Pensaci bene prima di decidere. È una grande impresa, una responsabilità immensa. Te l'ho voluto dire prima di lasciarvi soli. Io mi sono convinto che gli affari sono uno degli elementi più in alto del nostro paese e tra quelli che più gli fanno onore. E sono molto orgoglioso di mio padre. Barbara, accetterò questa offerta. Lo sapevo. Ma io non volevo che tu vendessi la tua anima per me. Come non volevo che tu la vendessi per l'eredità. Non è la vendita della mia anima che mi preoccupa. L'ho venduta troppo spesso per futilità perché possa preoccuparmi ancora. Io adesso non la vendo per denaro o per comodo, ma per realtà e potere. Sai che non avrai alcun potere e che lui non ne ha. Lo so, ma non è per me solo. Io voglio avere potere per il mondo. Anch'io voglio dare potere al mondo, ma deve essere potere spirituale. Io credo che ogni potere sia spirituale. Ho cercato di conquistare un potere spirituale insegnando il greco, ma il mondo non può essere conquistato da una lingua morta e da una civiltà morta. Il potere che fanno qui può essere nelle mani di tutti gli uomini. Il potere di bruciare le case delle donne, di uccidere i loro figli e dilaniare i loro mariti. Non si può avere il potere del bene senza avere il potere del male. Il latte materno nutre assassini ed eroi. Io, come insegnante di greco, ho dato all'uomo intellettuale un'arma contro l'uomo qualunque. Adesso voglio dare all'uomo qualunque un'arma contro l'uomo intellettuale. Io voglio un potere così semplice da poter essere adoperato da qualunque uomo, ma così forte da costringere l'oligarchia intellettuale ad adoperare il suo genio per il benessere generale. La sfida di tuo padre mi ha battuto. Oso io far guerra alla guerra? Oso. Devo, lo farò. E adesso? È tutto finito tra noi? Dolly, bambino sciocco, ma come puoi immaginare una cosa simile? Come vorrei essere lontana da te, da mio padre, da tutto! Vedi, io ero felice nell'esercito della salvezza, ma è durato solo un attimo. Ero sfuggita dal mondo in un paradiso di entusiasmi, di canti e di salvezza delle anime. Poi è arrivato lui, il principe delle tenebre, mio padre. Bodger e Undershaft, il potere. Finché saremo nelle loro mani, non potremo mai sfuggire. Lo sai che cosa sarebbe accaduto se io avessi rifiutato l'offerta di papà? Chissà. Io ti avrei lasciato e avrei sposato qualcuno che avessi accettato. Ma oggi, quando ho veduto questo luogo, io ho provato quello che provava la mamma. E ho sentito che dovevo accettare. Perché le anime da salvare non sono le anime umane in corpi deboli, ma le anime umane in corpi forti. Ben nutriti. Oh, credevi che il mio coraggio sarebbe venuto a mancare, Dolly? Ma credevi che io avessi disertato? Che io, dopo essere scesa nelle strade, dopo aver parlato alla mia gente delle cose più belle e più sacre, io sarei potuta mai tornare indietro a fare la signora nei salotti? Cara, tu dimentichi
La mia salute è delicata. Io non credo di poter resistere a tutta la felicità alla quale resisti tu. Oh, sì. Non è facile essere innamorati di me, vero? Ma ti fa bene. Mamma! Barbara, quando è che imparerai ad essere indipendente e a pensare e agire per tuo conto? Io so, come nessuno può saperlo, cosa significa questo tuo grido, mamma. Correre sempre da me. Domattina alle 6. Euripide.